Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar gratuito a cura del gruppo editoriale La Scuola 6. Io sono Gianluca Pellecchia, sono il responsabile commerciale dell'Academy, che è l'Academy del gruppo, che è la divisione dell'azienda che si occupa principalmente di formazione docenti. Vi ricordo fin da ora che, come per tutti gli appuntamenti del gruppo, è previsto alla fine di questo webinar l'attestato di partecipazione per chi sarà in diretta, e vi anticipo che a partire da domani riceverete una mail con tutti i materiali relativi all'incontro di oggi, il link per rivedere la registrazione e il link per scaricare l'attestato. Inoltre ricordo a tutti che è possibile fin da ora interagire con la nostra ospite che vi presenterò tra pochissimo attraverso lo strumento della chat, strumento che ormai conosciamo tutti benissimo. Bene, oggi parleremo di competenze linguistiche, un tema davvero molto importante. Ormai sappiamo tutti, è banale dirlo, che l'inglese è la lingua più parlata del mondo, circa un quarto di tutta la popolazione mondiale parla l'inglese. Per questo, viene da dire, se la vediamo dal punto di vista di uno studente, comprendere e saper parlare la lingua inglese è fondamentale per essere cittadini del mondo, per avere più opportunità nel mondo del lavoro, ma per un docente è importante anche supportare al meglio il percorso dei propri studenti a scuola. Quindi, partendo da questa premessa, oggi siamo qui per presentarvi il progetto One-to-One, English for Teachers, che propone ai docenti dei corsi personalizzati, anzi diciamo proprio su misura, con l'obiettivo di migliorare la competenza linguistica, acquisire maggiore sicurezza nel parlare, nella comprensione, nell'utilizzo in generale appunto dell'inglese. Questo progetto nasce dalla collaborazione con un nostro partner storico che è ILA Progetti, anzi ILA per dirla bene, in realtà International Language Association. E io sono particolarmente contento di avere con noi questa sera come ospite Maria Sarandria. Ben arrivata Maria, la responsabile appunto di ILA. Grazie Gianluca, buon pomeriggio a tutti. So che siete numerosissimi. È un piacere per me essere qui questa sera. Grazie Maria. Io chiedo subito di raccontarci innanzitutto chi è ILA o ILA Progetti, come vogliamo, se vogliamo italianizzare l'acronimo, quindi chi è, da dove parte l'esperienza e raccontare un po' proprio l'esperienza nel mondo della formazione. Sì, certo Gianluca. Allora, ILA, appunto ILA, International Language Association, è una scuola su misura. Noi diciamo una scuola su misura perché è un po' come un laboratorio di artigianato in cui operano esperti madrelingua e quindi da oltre 30 anni realizziamo questi progetti di lingua inglese con personale madrelingua. E nel tempo ci siamo sempre occupati di formazione, abbiamo collaborato con enti appunto, quali la Scuola 6 Academy, con cui siamo ormai consolidati in un rapporto pluriennale, ma anche riconoscimento da parte dell'ambasciatrice inglese, e ci occupiamo appunto dell'apprendimento della lingua inglese, ancora meglio attraverso l'approccio metodologico dell'ILA, che è basato su tutto quelle che sono state le ricerche fino ad adesso nell'ambito proprio di poter insegnare la lingua inglese, noi rendiamo raggiungibile l'obiettivo di imparare la lingua inglese. Ecco perché l'ambito della formazione dei docenti è un ambito che comunque ci sta a cuore. I nostri studenti hanno tutte le età, dai piccini chiaramente non c'è un limite d'età, e anche i settori professionali di carriera. Ci occupiamo ovviamente dei career courses, che sono quelli che destiniamo alle varie professioni, e in particolare chiaramente abbiamo pensato ai docenti. Quindi affidarsi al nostro metodo che si occupa di poter, attraverso appunto l'approccio metodologico ILA, che è un approccio che coinvolge e che può essere sintetizzato nell'acronimo REAL, Rational Emotional Affective Learning, che appunto mette al centro lo studente ovviamente con il suo goal, e lo aiuta proprio a raggiungere l'obiettivo desiderato. Chiaramente è un approccio metodologico che è basato su quello che è l'approccio appunto della
del coinvolgimento emotivo, quindi pensiamo a Goleman, quello di valorizzare le intelligenze multiple, Gardner, ma allo stesso tempo tutte le schede tecniche di Balboni che si insegna appunto nell'apprendimento della lingua inglese, nonché molto importante chiaramente l'aspetto comunicativo, il tutto condito da un approccio olistico che tiene conto appunto del coinvolgimento emotivo e razionale di chi apprende la lingua inglese, proprio perché poi deve essere un piacere, anche perché noi sappiamo benissimo come l'apprendimento della lingua sia un processo un po' complesso, però raggiungibile, noi diciamo sempre. Ecco perché ad aiutarci a raggiungere questo obiettivo ci sono i nostri esperti che sono altamente qualificati. Per dirla giusto così, Gianluca, voglio ricordare ai nostri docenti che questa sera infatti sono uniti al nostro webinar, c'era Benjamin Franklin che diceva: "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn." Ecco, quello che fa la ILA con il suo approccio metodologico è quello proprio di coinvolgere affinché chiaramente il processo di assimilazione e dell'imparare diventa facile. Ecco, quindi la ILA ha sede a Roma, lavoriamo a livello nazionale, vi raggiungiamo ovunque, grazie poi al contributo delle Glotto Tecnologie. Gianluca? Perfetto, grazie, grazie Maria. E ti chiederei appunto di entrare un po' nel merito, perché ci hai incuriosito, hai parlato di una metodologia efficace che tiene in considerazione diversi aspetti, anche quelli delle tecnologie chiaramente, e quindi perché dichiariamo che i corsi proposti da ILA sono efficaci, e quindi ci racconti meglio quali sono gli obiettivi, quali sono le competenze in uscita, quelle che tu hai definito i goals praticamente di chi scrive un corso ILA, quindi quali sono gli obiettivi che si aspetta di raggiungere. Sì, benissimo. Allora, io direi che possiamo a questo punto entrare appunto nel vivo proprio del nostro webinar. La ILA appunto con la Scuola SEA Academy ha pensato e sviluppato i Professional English Courses. Appunto mirano questi corsi mirano proprio ad aiutare i docenti ad acquisire maggiore sicurezza nell'apprendimento della lingua inglese, a consolidare i loro prerequisiti, a raggiungere quindi una competenza. Credo che tutti noi docenti desideriamo fare questo. Avevi detto nella premessa come sia importante e imprescindibile adesso per un docente, nei tempi attuali, conoscere l'inglese. Proprio perché? Perché noi pensiamo a dei corsi sia come un upgrade di formazione personale, ma anche per la scuola. Cioè ogni preside o comunque ogni docente vuole dare il meglio ai propri studenti, e se pensiamo alle metodologie trasversali, di cui numerosissimi sono poi i progetti CLIL tra l'altro che sono realizzabili dall'infanzia chiaramente alle superiori e all'università, quindi per ogni grado di scuola, tant'è vero che i nostri corsi sono per tutti i docenti che insegnano in ogni grado di scuola diverso e che comunque desiderano fare un upgrade personale, neanche a livello proprio di carriera. Gli obiettivi quindi dei nostri corsi, perché sono dei corsi talmente mirati, talmente customized, su misura, proprio perché il bello dell'ILA, e io direi il punto di forza, e lo dico come project coordinator, mi chiedevi all'inizio appunto di raccontare la nostra storia, beh, sono oltre 30 anni che noi mettiamo proprio su misura, partiamo proprio dai nostri studenti per capire, aiutare loro, per capire quali sono le loro potenzialità, i loro prerequisiti e quindi aiutarli a raggiungere gli obiettivi che sono sicuramente quello dello sviluppo delle abilità linguistiche. Quindi la prima abilità importante su cui noi poniamo l'accento è sicuramente quello della comprensione, perché appunto se l'esposizione con gli esperti madrelingua in questo proprio aiuta
in maniera fondamentale, direi. Quindi se io comprendo, è più facile poi passare allo sviluppo delle abilità produttive, che sono appunto quello del parlato, dello speaking e anche quello del writing. L'altra comprensione passa ovviamente attraverso il writing, che è appunto saper scrivere a vari livelli. E devo dire che il feedback negli anni di questa collaborazione pluriennale è che i nostri tutor sono entusiasti dei docenti, perché dicono che i docenti sono gli studenti migliori ai quali piace insegnare, proprio perché si crea una sorta di empatia, di comprensione. Probabilmente, esatto, il ruolo stesso che loro nella professione svolgono li aiuta ad essere, in quel caso, proprio a essere più disinibiti, a sentirsi proprio a proprio agio, grazie chiaramente anche ai nostri tutors. L'altro importante obiettivo è quello di potenziare le funzioni linguistiche e quindi le funzioni comunicative. Io uso la lingua per un determinato goal, per una determinata comunicazione e a vari livelli. E in questa maniera, attraverso quindi il professional courses, vado ad acquisire un sempre maggior numero di vocabolario, tanto che questo mi consente di fare un upgrade nella mia fluency, nel mio modo di parlare. È chiaro che ogni corso mi porta ad acquisire una competenza e quindi miglioro il mio livello di partenza e riesco a saper sostenere quindi conversazioni di livello del quadro di riferimento europeo, proprio per dire se il mio livello è base, è un livello A1 oppure intermedio, quindi sono sul livello B1, B2, intermedio, upper o intermediate, oppure advanced, quindi C1 e C2, anche perché i corsi coprono assolutamente, sono dei corsi inclusivi, sono corsi adatti a tutti e sono dei corsi che consentono chiaramente un upgrade rispetto al livello di partenza. Sarà importante, sono dei corsi perché consentono lo sviluppo delle competenze e-learning, proprio perché chiaramente l'ambiente digital si mette a servizio proprio per lo sviluppo e per aiutarmi ad apprendere la lingua inglese. È molto importante, quindi, insieme a questa competenza, è che io imparo a gestire un'interazione online. E più avanti scopriremo poi come sarà un punto di forza questa qui dell'interazione online. Esatto, ma dire, mi chiedevano appunto Prego. anche in chat Sì. di definire meglio, ma vedo che già la slide è pronta, insomma, Entriamo. chiedevano se i corsi sono per i singoli docenti o anche per gruppi di docenti, Bravi. magari anche per le Sì. scuole. Quindi definiamo Sì, tutto il sì, sì. Esatto, piano di formazione, perfetto. il nostro piano di formazione cerca, Gianluca, quindi ecco, cerca di rispondere in maniera a 360 gradi, proprio perché proponiamo una vasta gamma di corsi su misura. Giustamente pensiamo al singolo, quindi a un one-to-one English for Teachers, e pensiamo anche a quelli di gruppo, a quelli che teniamo presso le scuole, che quindi la stessa scuola può investire nella formazione e che quindi come team docenti si migliora, e tutti con una ricaduta positiva ovviamente per tutti. Mi concentro sul one-to-one English for Teachers. Entrambi, sia l'English for Teachers che quello di individuale che quello di gruppo, sono strutturati in base all'ILA English Digital Academy Syllabus, al Cambridge Syllabus e all'indicazione appunto del quadro di riferimento europeo. Che cosa voglio dire con questo? Che partendo proprio dai prerequisiti degli insegnanti, in questo caso dello studente, vado a strutturare il percorso di studio in base a quelli che sono, quello che la nostra esperienza appunto di oltre 30 anni ci ha insegnato, a quello di un programma delle certificazioni come può essere quello del Cambridge, del Trinity. Poi ecco, lì possiamo sviluppare in maniera sempre dettagliata e mirata in base anche a syllabus che io desidero, nonché le indicazioni del quadro di riferimento europeo. Entrambi appunto questi corsi, sia che lo scelgo di farlo in maniera individuale oppure i corsi di gruppo che noi organizziamo presso le scuole, che si dividono in tre tipologie, e la prossima slide ci aiuterà a scoprire perché uno Smart Light Group Course o un Plus o un Powerful Group Course
sono tutti tenuti da esperti madrelingua altamente qualificati. Prevedono 5 step. Perché prevedono 5 step? Sono degli step fondamentali, un po' dobbiamo pensare proprio come mettere delle fondamenta importanti. Innanzitutto un placement test che fate comodamente da casa, perché poi vi mostrerò più avanti la piattaforma che incluso appunto come nel nostro progetto, come accesso illimitato per potersi esercitare, ed è poi l'ambiente in cui voi andrete ad esercitarvi e quindi a diventare più bravi con una classe virtuale proprio dedicata. Quindi io parto da un placement test. Insieme faremo con una consulenza didattica appropriata gli analisi degli obiettivi che si desiderano raggiungere. E questo ci consentirà di inserirvi nel corso appropriato. Nel corso appropriato, se io scelgo di farlo in maniera singola, chiaramente quindi di livello di riferimento. Se lo scelgo di fare attraverso la scuola e quindi partecipare a un corso di gruppo, altrettanto. In itinere, siete sempre seguiti con una valutazione e quindi con i progressi, perché è molto importante chiaramente avere un feedback in progress e quindi monitorare e in questa maniera anche ricalibrare il programma praticamente di studio per raggiungere gli obiettivi. E ogni corso termina poi con un report diciamo, gli obiettivi raggiunti, nonché sulla certificazione, un certificato che va ad attestare la tipologia di corso chiaramente frequentata. Se io scelgo il one-to-one English for Teachers, posso avvalermi della carta docente. Se scelgo quello di gruppo, è la mia scuola che paga la formazione. E questo veramente direi che è una grande opportunità, ecco, per noi docenti poter usufruire e poter avere una formazione così alta, così mirata, con esperti madrelingua per poter finalmente raggiungere il mio goal, quello di acquisire una maggiore competenza nella lingua inglese. Le caratteristiche organizzative del corso, come vengono organizzate? Qual è la fattibilità? No? Innanzitutto perché facciamo noi dei corsi che sono su misura, abbiamo detto, ma che sono pienamente fattibili e soprattutto mi aiutano a raggiungere l'obiettivo. Il one-to-one courses prevede 12 ore di lezione individuale online e sono di 60 minuti. In base anche in questo caso, il calendario viene costruito in maniera personale in base alla disponibilità del docente, se preferisce di farlo di mattina, di sera, nei weekend, quindi escluso la domenica, devo dire che i nostri tutor sono molto disponibili. Oltre le 12 ore e quindi un incontro settimanale, che è quello che noi consigliamo proprio perché dà in questa maniera continuità e riesco a raggiungere prima gli obiettivi che io mi prefiggo, c'è insieme appunto la possibilità, anzi prevede, 6 mesi di accesso illimitato alla Let's Learn English Platform, che è appunto quello della piattaforma che prima vi spiegavo, il concetto di e-learning, dell'ambiente di apprendimento con classe virtuale dedicata, che più tardi vi mostrerò, proprio per poter andarmi ad esercitare e a sviluppare le competenze e quindi le abilità della lingua. I corsi Smart Group Courses li abbiamo pensati tutti che abbiano ovviamente diciamo l'obiettivo, che mi aiutino a raggiungere l'obiettivo, però anche pensando ai mille impegni che un docente può avere. Quindi la formazione noi crediamo che debba avere una ricaduta positiva e che sia fattibile. Quindi abbiamo pensato alla formula Lite, che prevede 15 ore sempre con 6 mesi di accesso illimitato alla ILA English Digital Academy, oppure 20 ore che è il corso Plus, o quello con 30 ore che è appunto il corso Powerful, se io mi prefiggo e la mia scuola mi consente di poter raggiungere il massimo dell'obiettivo o che comunque mi posso dedicare. Devo dire a questo punto che i corsi che ne abbiamo attivati tantissimo fino ad adesso, ecco, siamo riusciti a far raggiungere l'obiettivo proprio un po' con tutte queste tipologie, ed ognuno dei corsi che è stato scelto hanno comunque avuto gradimento e una ricaduta positiva proprio a livello di apprendimento stesso della lingua.
Quello che è importante quando noi andiamo a scegliere il tipo di corso è dire ok, voglio imparare la lingua inglese, voglio diventare più bravo, voglio fare qui la scuola, voglio aiutare i miei studenti, è una competenza trasversale, voglio viaggiare, voglio migliorare come persona perché chiaramente ancora adesso che abbiamo avuto la modalità di lavorare, il modo di lavorare in modalità DAD, io posso rendermi conto come in effetti posso anche accedere a materiale infinito che di realizzazione penso ai podcast didattici, penso ai video didattici che in gran parte sono chiaramente proprio forniti in lingua inglese. Allora, io voglio in che modo voglio imparare la lingua inglese, cioè per quale finalità posso avere un general goal, quindi degli obiettivi generali, e scelgo un English for Conversation, un corso che mi può andare a far sviluppare e riesco quindi a migliorare la mia comunicazione a livello personale, professionale, oppure basata su temi dell'Agenda 2030, che ancora una volta mi ritornano utile nella programmazione come docente, no? Proprio perché tutti gli studenti in questo periodo si vedono protagonisti grazie ai docenti di poter insieme a farli diventare consapevoli per raggiungere poi gli obiettivi dell'Agenda 2030. Oppure posso scegliere un goal di General English e quindi comunque avere un upgrade rispetto al mio livello di partenza. Non mancano poi i corsi con uno specific goal, mi serve un corso di lingua inglese che mi dia la possibilità di far acquisire una certificazione della competenza e quindi scelgo a questo punto, posso chiederlo alla mia scuola o non abbiamo nessun problema se appunto a carattere personale, quello con il one-to-one English for Teachers e quindi poter fare un percorso che mi consenta di poter acquisire poi la certificazione. Che può essere appunto una certificazione internazionale e degli enti certificatori, ne cito alcuno, come può essere quella del Cambridge o quella del Trinity. Sulla metodologia e Digital Academy, all'inizio, infatti, Gianluca mi chiedevi proprio, no, il nostro approccio metodologico, perché gli studenti diventano sempre maggiori in questo periodo, tra l'altro stiamo affrontando anche l'estate, che è piena di progetti PON, e piena proprio anche di studenti che parteciperanno ai nostri English and Sports Camp, proprio perché l'approccio metodologico è un approccio che crede nella motivazione, nel coinvolgimento e proprio perché basa tutte le proprie attività sugli interessi di chi, gli interessi diciamo reali e quindi dei partecipanti e quindi degli studenti. Aiuta a sviluppare le competenze comunicative proprio perché è un approccio metodologico focalizzato, focused on communication and interaction. Favorisce l'assimilazione di strutture proprio perché non è solo grammar based, ma svolgo la grammatica attraverso delle attività così motivanti e così coinvolgenti, affinché mi porta ad utilizzare la lingua inglese in maniera spontanea, un po' come se noi pensiamo da 0 a 6 anni per i bambini che arrivano ad acquisire una lingua madre, proprio una lingua madre è una lingua acquisita in maniera spontanea, dove non si conoscono chiaramente strutture grammaticali, eccetera. Ecco, questo è un po' quello che noi facciamo nei nostri campus, quello che riproduciamo anche in una 60 minuti di lezioni online. E che chiaramente è inutile commentare come sia importante conoscere la lingua inglese, mi fa diventare ancora più open-minded e quindi più aperto a esperienze di nuova cultura. Detto questo, come lo faccio? Lo faccio comodamente da casa, proprio perché questi corsi sono tenuti online. Sono tenuti online e in questa maniera raggiungiamo ovunque, no? Raggiungiamo, vero Gianluca, in tutta Italia mi vengono in mente ai docenti della Sardegna, come a quelli di Milano, noi siamo based in Roma, però ovunque abbiamo raggiunto e raggiungiamo appunto voi docenti, proprio perché un po' l'apprendimento della lingua inglese è stato sempre collegato
alle nuove tecnologie, proprio perché le nuove tecnologie rappresentano oggi quello che forse, non forse, era così per gli studenti di lingue di un po' di tempo fa, era il laboratorio linguistico, o era appunto ascoltare le cassette, proprio ecco le prove di listening da fare. Oggi la glottotecnologia ci mette proprio le tecnologie a servizio della glottodidattica, dell'imparare proprio una lingua. E questo ecco, è fondamentale. Io per entrare nel vivo delle glottotecnologie e non tediare il nostro pubblico, volevo condividere anche la piattaforma su cui poi loro lavoreranno prima di tornare eventualmente sulla modalità dei corsi. Gianluca, ci sono altre domande? Magari prima di Guarda, continuare su questo qualcuno ambito? talmente convincente, qualcuno chiede quando sarebbe possibile iniziare, quindi diamo anche Subito? questa informazione Brava, è subito. vero, Va sì. bene, mi Sì, sento devo di dire che abbiamo una rispondere. giusta. Sì, no, certo, di subito perché abbiamo 50 tutor attivi, un'estate abbastanza piena, per cui se vogliamo anche approfittare ed evitare quindi una summer loss, decisamente sì. Poi ecco, magari diamo maggiori dettagli e Sì. soprattutto il link poi Gianluca, sì. Proprio Assolutamente sì. perché Mi appunto. permetto solo di anticipare che se parliamo del percorso one-to-one, è chiaro che in qualsiasi momento, essendo un corso personalizzato e fatto su misura, anche diciamo, l'inizio, la fine, la durata e la calendarizzazione del corso viene fatto appunto sul singolo utente. Se parliamo di corsi organizzati chiaramente dalle scuole, e in questo momento ricordo che c'è anche l'opportunità del Piano Nazionale Formazione Docente che pone anche tra gli obiettivi importanti sempre delle singole scuole, no? L'implementazione delle competenze per le lingue inglesi, sono già tantissime le richieste in tal senso, per la calendarizzazione ovviamente poi dobbiamo coordinarci con la scuola stessa, ma il gruppo di lavoro di Maria di Ila Progetti ci dà disponibilità da però a iniziare un percorso volendo anche già dal mese di giugno sicuramente. Poi per questo vi lasceremo Esatto, a valle sì. tutti i contatti, perché ricordiamo che tutti i corsi, sia one to one destinato al singolo docente e anche pagabile con la card docente, che era un'altra domanda che arrivava in chat, quindi l'ha detto anche Maria, assolutamente sì, e sia i corsi strutturati per le singole scuole, sarà il gruppo alla scuola 6, in particolare l'Academy della scuola 6, a supportarvi in tutte le fasi anche di organizzazione, progettazione e quant'altro. Scusami Maria, ti avevo No, interrotto. no, no, è tutto importante, esatto, anche perché io direi che giugno è un mese veramente importante, anche perché per ricominciare eventualmente a settembre o meno, no? C'è il collegio dei docenti, perché anche se io voglio aiutare la mia scuola ad investire nella formazione per la lingua inglese, è il momento, ecco, di farlo, giustamente. A livello di one-to-one sono io ogni docente, quindi mi attivo. E basta, ecco, attraverso l'acquisto e noi poi procediamo, perché procediamo proprio come uno step e voi vi sentirete accompagnati proprio step by step. C'è una scheda di prerequisiti iniziale, segue una consulenza didattica online, praticamente definiamo insieme gli obiettivi da raggiungere, definiamo poi il calendario degli incontri in base appunto alle mie disponibilità e do l'avvio. Un avvio che lo faccio comodamente da casa, dove posso accedere con materiale e tecnologia, appunto utilizzando la Platform for Education, l'ebook, slide, video, web, ma molto altro ancora sto per mostrarvi. Posso scegliere a seconda delle mie competenze digitali, ma tanto quelle le abbiamo sicuramente tutte acquisite, perché è con una appunto piattaforma, può essere Zoom, può essere Skype o comunque una digital platform, posso fare le mie lezioni. E inizio chiaramente anche qui con la scuola, posso poi concordare se il corso di gruppo con il referente, in questo caso della formazione, posso concordare periodo e calendario, ancora meglio se sono one to one perché me lo organizzo in base alle mie necessità e disponibilità. Ecco qui. Allora, Gianluca, questo è il corso di One to One, ci ritorniamo dopo perché io vorrei invece mostrare anche la nostra piattaforma. Va bene? Scusa, avevo Gianluca? muto. Vai assolutamente prima con la piattaforma, dopo entriamo Esatto, poi torniamo qua. Quindi esco da offerta. questa e Perfetto. poi
Esatto, sì, un attimo, così abbassiamo in questa maniera, eccoci qua. Allora, perfetto, va benissimo. Allora, adesso visualizziamo la piattaforma, vero? Allora, comodamente da casa, come farò io a comprendere qua e come farò, mi preoccupo per il placement test, voi non vi dovete preoccupare di nulla, perché una volta appunto espresso il desiderio e acquistato un corso con la Scuola 6 Academy, seguirà poi una nostra mail dove possiamo partire e chiaramente voi partirete con la scheda dei prerequisiti, ma soprattutto con la possibilità di fare un placement test in questa maniera. Ve ne apro uno perché proprio dell'ILA è specifico. Dopo il mio placement test faccio il mio piano di studi e a questo punto vado a vedere, qui vi aiutiamo perché facciamo tutto noi, e vado a vedere chiaramente anche i miei corsi, no? O ad ogni modo, tutto ciò che mi serve per andare a sviluppare. Lì avete visto tutti i corsi, questo perché sono, diciamo, state adesso visualizzando la piattaforma proprio in qualità anche vista da un punto di vista di chi, del team didattico, no? Della ILA. Tant'è vero, ecco, come potete vedere, sono un account a mio nome. E posso andare a costruire la mia classe virtuale in base appunto al mio livello, quindi Absolute Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Advanced Plus. Vado con un corso ad esempio di General Language, io vado a vedermi e quindi a sviluppare proprio Grammar, Vocabulary, Reading, Listening. E ancora, writing, speaking, pronunciation, spelling, general languages, songs and courses. Poi se scelgo gli esami di certificazione, farò e avrò una classe virtuale dedicata per gli esami di certificazione. La cosa importante, dove proprio le grosse tecnologie ci vengono d'aiuto, io dicevo, un po' noi godiamo di tutto ciò che è stato un grande sviluppo. La ILA da sempre ha questa piattaforma che con i nostri partner di Londra perfezioniamo e miglioriamo ogni anno. Diciamo pre-COVID era scelto dagli studenti universitari, dai manager, dalle aziende, proprio perché abbiamo dato delle risposte. Con l'introduzione della DAD e comunque dei corsi di formazione, devo dire che chiaramente la scuola è fortunatamente sempre più aperta. Oggi dico, a livello noi che siamo all'interno proprio dell'ambito dell'apprendimento delle lingue, è veramente un powerful tool, uno strumento potente perché io posso accedere a Yumi, a Joox, al Radio, la listening è pulita, accedo e ho la possibilità di ascoltare infiniti accenti, posso rendermi conto, ad esempio, ecco, television, podcast, dictionary, web links, che è fondamentale. Ad esempio, se io vado per la television, posso avere la possibilità di avere la BBC, di ascoltare news, Sky News, e quindi avere un'esposizione praticamente a un inglese di fluency. Sicuramente il docente, il tutor madrelingua, inglese è un percorso di didattica facilitato perché io devo raggiungere l'obiettivo, ma la lingua è anche, diciamo, diventa challenge, una sfida, perché è sempre un livello maggiore che io mi devo comunque mettere in discussione. Ed ecco che magari voglio sviluppare la mia listening, la mia comprensione ed ascolto podcast. Tra l'altro è molto fondamentale sottolineare che la ILA si avvale solamente di enti istituzionali, per cui ecco, lavoriamo con il Trinity College di Dublin, Londra, la BBC, il materiale Realia, a seconda della certificazione. Quindi quello che è importante, come ovviamente la Scuola 6 Academy ci ha scelto e abbiamo questa partnership, proprio perché comunque nel nostro settore la ILA è esperta madrelingua, nel senso che cerchiamo veramente di aiutarvi a raggiungere l'obiettivo. Il punto di forza di questa formazione della Scuola 6 Academy è una formazione, e questo a noi ci è piaciuto tantissimo, che è anche la nostra policy, quello di andare a
talmente rispondere ai bisogni educativi del docente che vuole imparare la lingua inglese, che lo si fa con una grande serietà e soprattutto con esperti madrelingua, con un approccio metodologico vincente, proprio perché appunto nella library voi potete vedere, ecco, YouTubers che i podcast didattici, games, web links, che vi porta a un mondo infinito, su cui poi posso anche imparare e costruire, come dicevo, Cambridge University e qualsiasi altro ELT che proprio per l'apprendimento della seconda lingua. Sulla mia, chiaramente, sono gli audiolibri, che è molto importante perché vado comunque a sempre lavorare sulla listening e quindi a migliorare. Tutto questo avviene sia che la lezione avviene su una piattaforma, sicuramente viene condivisa dal docente perché faccio la lezione in modalità online, scelgo Zoom, scelgo Skype, viene condivisa e lavoro insieme, ma quando io lavoro con accesso illimitato, scelgo i miei tempi, posso accedere, posso entrare 10 minuti al giorno, ancora meglio, ho più tempo a disposizione cui dedicare appunto per l'apprendimento della lingua, dell'obiettivo che voglio raggiungere, e in questa maniera posso comunque migliorare da solo o anche avere un'autovalutazione. Se ho un problema posso scrivere, quindi lo chiamiamo al grammar doctor, a cui mando praticamente mando le domande se ho avuto qualche difficoltà, ma nello stesso tempo posso anche comunicare perché ho una private chat, perché ogni docente, in questo caso, che sceglie di essere uno studente dei nostri corsi, ha accesso quindi diretto con una private chat su cui poi si può scrivere all'esperto madrelingua, e quindi questa comunicazione dà, proprio vita al progetto olistico e quindi un progetto a 360 gradi praticamente di formazione. Ecco. E quindi questo un po' per darvi un taste, un accenno proprio della nostra piattaforma, che è una piattaforma veramente di alto livello, con accesso a materiale didattico mirato che va a sviluppare, ad aiutare proprio a svilupparmi qualsiasi sia il mio obiettivo dell'apprendimento appunto della lingua. Bene, cambio le slide. Gianluca, c'è qualche domanda sulla piattaforma? Sì, chiedevano appunto come organizzare, adesso ci arriviamo, come organizzare corsi per le scuole, qualcun altro fa i complimenti, vabbè, sono tantissimi gli attestati di Grazie. entusiasti, insomma, sono entusiasti i nostri docenti, lo Oh, siamo anche noi perché that's davvero, perfect. Yeah, they are davvero. ready to start and learn English, I say, I would say, because it's a high quality product, bravi. No, ma sento i colleghi, e quello che nasce da questo, ecco, progetto pluriennale, proprio perché poi si ha questa ricaduta, insomma, dei docenti che si sentono felici, che finalmente possono comunque raggiungere, perché per molti è anche il desiderio quello di imparare proprio la lingua Certo, inglese, ecco, o diciamo comunque migliorarla, perfezionarla. qualcuno apprezza molto i materiali che tu hai fatto vedere, materiali originali, cioè finalmente qualcosa di molto stimolante, non le solite, chiaramente, i materiali solo grammaticali fondamentalmente, quindi per vivere una vita, una Esatto. lingua più viva, questo è qualcuno sottolineava e davvero voglio riportartelo. Sì, giusto, è perché sono interactive lesson, e quindi i commenti, diciamo, ringraziamo e sono appropriati proprio perché è quello che noi cerchiamo di offrire agli studenti, anche attraverso appunto digital classes, eccetera. E quindi la possibilità di esercitarsi a 360 gradi, di sentirsi connessi, di non dire io ho questo corso una volta a settimana e poi però magari invece c'è questo rapporto in questo periodo che faccio dove il mio corso mi sento seguita, e ognuno in base poi alla disponibilità di tempo, all'impegno che può dare, sento stress perché deve essere un piacere poi l'apprendimento della lingua inglese, e quindi ecco raggiungibile assolutamente. Io ritorno sulla condivisione delle slide, magari, Va così bene, facciamo così la rispondiamo anche a parte qualcuno che finale. chiedeva di entrare nel merito, anche dei prezzi, modalità, quindi diamo anche soddisfazione da questo punto di vista. Esatto, Sì. sì. Allora, qui vuoi raccontare tu, così Se sei dai per d'accordo, l'acquisto? Sì, benissimo, grazie. assolutamente sì, assolutamente. Vai, Gianluca. Raccontiamo innanzitutto, grazie alla
alla collaborazione storica, quindi con Ila Progetti. Noi mettiamo a disposizione sul sito, e qui c'è il sito. Ricordo ancora una volta, scusate, che domani riceverete tutti via mail, tutti gli iscritti, il link alla registrazione di questo webinar con le slide, quindi con tutti i riferimenti e il link per scaricare l'attestato, perché anche questo era tra oggetti delle domande. Quindi, dicevo, sul sito lascuola6.it, nell'area formazione dedicata al docente, trovate in evidenza il corso one-to-one, quindi English for Teachers, quello di cui ha parlato Maria. Ricordiamo, sono 12 ore, io direi 12 lezioni personalizzate, che a mio avviso valgono molto più di 12 ore generaliste di formazione, perché sono proprio dei Assolutamente. one-to-one, quindi davvero molto molto efficaci. Il costo è di 479 euro, ricordiamo, ovviamente pagabile con la carta del docente o con altre modalità di pagamento come carta di credito, o formati misti, insomma, e siamo a disposizione per qualsiasi informazione alla mail che vedete, che è academy@gruppolascuola6.it. Potete scriverci per qualsiasi tipo di commento, ma trovate lo stesso riferimento anche sul sito, quindi semplicemente collegandovi troverete tutti i riferimenti. Quindi, ripeto, corso personalizzato, individuale, attivabile anche domani mattina, perché in pratica il calendario poi è assolutamente personalizzato rispetto ai tantissimi tutor, tutti madrelingue di grande esperienza, oltre che bravura, parecchi ne ho conosciuti anche personalmente, quindi davvero con questa grande attenzione all'apprendimento singolo, che poi è una cosa, lasciatevi dire, che voi docenti vi trova molto sensibile, no? L'apprendimento personalizzato, il costruire chiaramente strategie di insegnamento personalizzate ai vostri alunni. Ecco, Ila Progetti applica le stesse strategie ai propri studenti, in questo caso i docenti che fanno da studenti, e quindi l'apprendimento personalizzato. Invece, Maria, se vai avanti nella slide, È questo. i corsi per le scuole o gruppi docenti, questi immaginiamo, visto che sono tante le richieste, come dicevo prima, sono corsi che le scuole ci chiedono, organizzate e finanziabili con i diversi fondi che oggi le scuole hanno proprio per i percorsi formativi delle scuole, in ultimo il PNFD, che proprio in questi mesi deve essere portato avanti. Ovviamente noi, come ente accreditato al Ministero, dopo scontato carichiamo i corsi anche su Sofia per tutto l'iter ministeriale, e addirittura sono acquistabili su MEPA per la gioia del DSGA, insomma, per facilitare tutte le procedure burocratiche e amministrative. Come Maria ha raccontato prima, i corsi per le scuole o per gruppi docenti li suddividiamo fondamentalmente in tre famiglie, insomma. La versione light, che prevede 15 ore in una classe, che però chiudiamo a 15 docenti, sempre per mantenere un'interazione e una estrema attenzione anche al singolo. Non è il livello del one-to-one, però con una classe di 15 docenti, ovviamente a valle di un placement test, dove saranno classi piuttosto omogenee, diciamo, al netto di un intorno un po' flessibile, ma comunque delle classi omogenee di 15 docenti. Quindi versione light, che prevede 15 ore di formazione più un accesso di 6 mesi alla piattaforma di ILA. La versione Academy. plus, con 20 ore di formazione e sempre 6 mesi di accesso alla piattaforma. E poi la versione powerful, con 30 ore proprio per raggiungere gli obiettivi, spalmandoli ovviamente rispetto a una programmazione che andiamo a condividere con le scuole. Quindi anche questo, come dicevamo, massimo 15 docenti, per i prezzi, diciamo, su richiesta, perché noi altrimenti perderemmo il concetto di customizzazione, di personalizzazione. Andiamo a personalizzare rispetto alle esigenze delle scuole, quindi sempre alla mail academy@gruppolascuola6.it siamo a disposizione per costruire e coprogettare qualsiasi tipo di corso sincrono, in questo caso per quanto riguarda i gruppi di docenti finanziato dalla propria scuola. Quindi noi siamo a disposizione per qualsiasi tipo di informazione ancora, e non so se ci sono ulteriori domande o Maria vuole aggiungere qualcosa.
Allora, no, io direi che abbiamo ecco, sviluppato tutti i punti che ci faceva piacere condividere con questo webinar, soprattutto per offrire questa bella opportunità e quindi siamo a disposizione se invece ci sono delle domande da parte appunto dei partecipanti al webinar e siamo più che felici per poter rispondere, ecco, e comunque siamo a disposizione. Sì, qualcuno che diceva, hai detto inizialmente che i corsi potevano essere personalizzati rispetto agli obiettivi anche professionali, business, quindi in modo specifico per Sì, determinate competenze. Se vuoi tornare un attimo su esatto. questo punto. Sì, ci tornerei perché noi appunto abbiamo detto che sono inclusivi, sono trasversali, sono per ogni tipologia di, per ogni diciamo, docente, per ogni tipologia di scuola e di ogni ordine e grado. Quindi ad esempio docenti che lavorano magari in uno scientifico, un tecnico, oppure classico, linguistico, eccetera, per cui ecco, se vogliono, se scelgono, stiamo parlando dei one to one, no? Però lo stesso discorso se è una scuola che fa una richiesta particolare, quindi si fa anche un obiettivo di microlingua in quel caso e focalizzato e focus su business. Certo, cosa voglio andare a fare? Lavoro in un turistico, voglio aiutare a mantenere, non so, a sviluppare un determinato tipo di comunicazione, mi interessa fare business perché voglio fare un business plan, qualsiasi cosa. Il punto di forza è proprio questo, avere dei formatori così preparati, non avere un corso standard, mi consente veramente di poter rispondere a quello, ai miei bisogni educativi. Sì, nello specifico se era in generale, se c'è una domanda ancora più specifica che vuole, il concetto è che è possibile, certo, poter sviluppare, la lingua inglese anche relativo a una microlingua, quindi sì, a una. Che può essere esattamente, sì. Sempre chiaramente in questo caso andiamo a costruire un modulo ampio in cui preveda un general English o un refresher se è necessario farlo e quindi con un modulo più mirato all'interno stesso delle 12 ore, delle 15, insomma quello che si sceglie, e in modo che io poi possa sviluppare anche il mio goal, magari in questo caso la domanda era sul business. Certo, assolutamente sì. E riprendo una domanda simile e dicevo, quindi anche volendo solo su un'abilità specifica, quindi parliamo sempre del Sì. one-to-one, si potrebbero prevedere dei corsi specifici, un corso specifico dove magari io voglio approfondire solo la parte di speaking per migliorare la mia fluency in pratica, può essere anche in questo Certo, modo pensato. sì, in cui abbiamo un'abilità più forte, che è l'obiettivo del corso, assolutamente. Se io voglio fare in particolare lo speaking, vado a sviluppare, assolutamente sì, e quindi mi faccio un corso che è mirato più a sviluppare la conversazione, quindi a fare lo speaking. Certo, assolutamente sì. L'ideale è poter affrontare lo sviluppo e l'apprendimento della lingua inglese con le abilità in maniera integrata, però è altrettanto vero che sappiamo che si può essere, proprio perché sono studenti adulti, i docenti, posso essere più forte in un'abilità che in meno e quindi perché no, potenziare e scegliere un'abilità. Certo? Sì. C'è un'altra domanda, mi chiedono se il corso prevede la certificazione. Beh, in questo caso può prevedere la preparazione alla certificazione per Esatto. insegnare lingua inglese nella primaria, in modo particolare. Ok, Io chiedo. allora nella primaria, sì, esatto, hai già risposto tu in parte, sicuramente la Scuola 6 Academy e quindi insieme con l'ILA rilasciano il certificato che attesta la frequenza di questo corso e del livello e come diceva appunto Gianluca è un corso che mi prepara a sostenere perché gli esami e per ottenere la certificazione possono essere sostenuti solo con l'ente certificatore, la ILA è ente preparatore, tra l'altro di platino, permettetemelo di dire, proprio perché i nostri studenti al 99% superano gli esami, però poi ecco, pago la tassa d'esame che è extra, che non è di preparazione al corso, e scelgo e vado a sostenere l'esame. Su questo però chiaramente è uno step che noi prepariamo e poi quello di ottenere la certificazione. Possiamo ecco, aiutarvi, decisamente sì, però non include in questo tipo, non può essere inclusa assolutamente perché è un corso di preparazione. Sì. Perfetto. Allora, io penso che hai risposto davvero a tutte le domande e ti ringrazio davvero tanto per la puntualità. A livello di pagamento, qualcuno chiede se senza carta docente è prevista
una rateizzazione, non direttamente, ma viene da dire che oggi tutti gli strumenti di pagamento informatici, quindi anche carta di credito, prevedono degli splittamenti dei pagamenti a Delle monte, come lo fa anche da PayPal o qualsiasi soluzione, diciamo, che si appoggia alla propria carta di credito. Quindi ci sono delle soluzioni, quindi noi non direttamente non abbiamo una finanziaria, ma ci sono delle soluzioni per suddividere, splittare i pagamenti in più rate, anche senza interessi. Quindi invito poi ad approfondire questo tipo di aspetto. Quindi, azioni. ricordo Bene. ancora una volta che sul sito lascolasei.it, nell'area formazioni per soluzioni per docenti, trovate in evidenza il corso one-to-one, troverete ulteriori informazioni, i nostri contatti, per qualsiasi tipo di richiesta, anche di approfondimento, come dicevo prima, di coprogettazione per quanto riguarda dei corsi eventualmente di interesse per le singole scuole, ma credo che proprio in questo momento sia una grande opportunità per i singoli docenti, alla luce di quello che Maria ci ha raccontato perfettamente, anche proprio di sviluppare competenze anche molto mirate. Questa è una cosa che a me personalmente ha colpito molto, Maria, perché anche scendere nel disciplinare, nell'area personale di utilizzo della lingua inglese, perché oggi si parla tanto di professionalizzazione del ruolo del docente, no? Anche nel Esatto. PNRR abbiamo questo focus molto importante, quindi si passerà attraverso proprio competenze sempre più, diciamo, richieste, ma anche a livello personale, per arrivare a una professionalizzazione. Quindi questa grande opportunità Esatto. di avere il corso mirato, proprio mi piace questa idea del one-to-one, lasciami dire, è proprio un'idea di estrema attenzione, estrema personalizzazione, che, come sappiamo, perché è da un po' che lavoriamo insieme, sappiamo che è un'arma Certo. vincente, una strategia È efficace. vero, incentivante e che poi consente proprio di raggiungere, di rendere l'obiettivo raggiungibile assolutamente e quindi di migliorare proprio la propria professionalità in qualità di docente e anche a livello personale, decisamente. Bene, Bene, io voglio abbiamo terminato con le ringraziare. domande. Sì, io Sì, tolgo la voglio conclusione. ringraziare tutti i nostri ospiti che hanno deciso di trascorrere questa oretta con noi. Davvero spero che abbiate apprezzato questo progetto. Grazie di essere stato con noi questo pomeriggio. Voglio ringraziare Maria Sarandria e Ila Progetti per la nostra partnership, una partnership in cui crediamo moltissimo e siamo sicuri di poter di fare tante cose insieme e poi di progettare anche corsi sempre più in presenza. Stiamo pensando a delle idee, delle summer school, dei corsi intensivi, quindi continuate a seguirci che ci saranno sempre delle novità. Quindi personalmente ringrazio ciascuno di voi, lascio a Maria per i saluti finali. Sì, grazie Gianluca, io mi unisco ai tuoi ringraziamenti, innanzitutto a tutti i docenti che ci hanno allietato e si sono uniti al nostro webinar, so che siete stati veramente tantissimi, noi ci auguriamo di esservi stati utili, soprattutto vi aspettiamo numerosi e quindi che possiate aderire e scegliere i nostri corsi. Di sicuro la ILA e la Scuola 6 Academy ce la metteranno tutta proprio per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Grazie ancora e auguro a tutti una buona serata. Buona serata, allora al prossimo webinar. Buona serata.